quattro città diverse. Io sono appunto di Roma, poi abbiamo Redde di Treviso, Roby di Bru, fino giù in fondo, isole comprese, come direbbero i mobilieri, storie, quello che poi è l'Italia, la piccola Italia di tutti i giorni, della quale noi... Per loro era abbastanza azzardata, si dice, no? Nel senso che un po', diciamo così, i nostri effetti più che questo tipo di musica parlando di queste cose. Poi purtroppo, ed era una cosa che lentamente ci ha fatto allontanare da questo filone. Un provinciale di Bergamo. Seria un po' particolare. Sì, no? È una 127 fissore. Poi quando sono arrivato sull'isola ci ho messo questa cannizza perché tutti quanti una gran voglia di divertirci, per cui andavano tutte queste macchine così aperte, no? con la faccia al vento, simbolo di quegli anni. Ma adesso ti porto a vedere il simbolo dell'isola. Ah, però. Quest'isola sprigiona una energia particolare. Hai ragione, tutte le volte che vengo in quest'isola scopro le canzoni dei Pooh, qui è nato il mio primo libro, sta nascendo il secondo, perché c'è questa sensazione. Giro dei video per così, poi mi rimonto a casa che ho tutto un moviolino terrificante. Spende, e alla fine uno deve lavorare per mantenersi l'occhio. È chiaro, perché così gli unici. Ma devo dire, ogni volta che c'è un raccordarlo con dei fan. Cosa mangi quando ti siedi a tavola? Cosa ti piace? Così? Molto, sì. Che cosa leggi in genere? Ma salto da di cronaca, adesso mi sto facendo tutto Spinoza, tutta la vita dei... Insomma, sei uno che comunque si sposta in tournée sempre con i suoi libri. Sì, un po' di librettini. Cinema? Mi annoia parecchio, il fatto di... Non lo so, non c'è una visita. Non ti prende. No, poi peraltro è a disposizione, invece muoversi per andarci... È un'altra cosa. Io ti ringrazio tantissimo. Che cosa che possa segnare il destino magari del mondo? No, assolutamente niente di tutto questo, non credo. Ci hanno accompagnato in questo lunghissimo viaggio quelli che magari abbiamo avuto meno vicini, che fanno tutto quello che serve per essere un vero fan del poeta. Poi c'è tutto un altro mondo al quale sono riuscito a trovare nelle mie piccole storie qualche cosa che somiglia a quello che gli è accaduto, hanno ispirato le mie piccole storie. Quindi non so, lascerò forse un buon